but why do you get me here and not inspired? Holy f**k, I was f**king griefer, man. Your TK series was great. What are you talking about? I mean, TK was the man on the planet. The dive was so crazy. Need the tower, the grey health will get popped. Here it's about to go mega now, but he can't avoid the lick. The guys played really well. They kind of carried my ass in game 5. Even in wins, you can find something you could have done better. It's for the ace, the pentakill. There's definitely frustration in the fact that I didn't win LEC, but on the plus side, there was a lot of frustration that I didn't make a finals. I'm still not really processing the fact that I'm going to Worlds again after so many years. At the end of the day, if you're good enough, you'll get what you deserve, you know? So I'm 26. You don't know how long I have left, you know? But I don't want to be the guy that was one of the best in LEC in its history and never won anything, you know? I want to be the guy that played for such a long time, so many years, and then he finally won something, you know, when people wrote him off as being too old. I experienced failure so many times, and some of those times I was kind of like the main protagonist of those failures, you know? Yeah, I mean, I think if I get to win a finals, that's gonna be the moment where, you know, the relief comes out. I'll be happy with myself and I'll be like proud of what I did, you know, like my whole career so far. Team in round 2, and today the Mad Lions and G2 Esports fight for the right to challenge them and a spot at Worlds. We had kind of a rough time right now, where we had some issues in the team, but after first game, I think that everyone knew that it's gonna be fine. At every stage of the game, G2 have dominated this first one. Even though we lost, we felt that it's dead. I think we showed up big. Now I'm feeling pretty well because we have won against G2 and we have qualified to Worlds. But here it is Mad Lions that will reign supreme in the fifth. They will lock Worlds for themselves. They will dominate. I know that no one can reign forever, so I knew that G2 is not gonna be there forever. Right now I don't even think that G2's chances of winning the LEC are high or anything. Pretty bad looking for them. Well, before LEC, I was looking up to some LEC AD carries, but since I joined LEC, everyone become basically my rival. I have to defeat them, so I don't really care about them anymore. I only look up to Asian players because I don't think the EU players are that good. They might be good, but not on a level where I wouldn't be able to compete. It's more of a challenge playing against myself than against them. We have nothing to lose. Basically, we are playing in Rogue. People are gonna expect a banger. I think we are gonna deliver. And no matter who wins or loses, I think we are gonna meet them in finals once again, no matter what. When I'm playing my best, I think that I'm the best AD carry in EU by far. Signore e signori, eccoci qua ritrovati. Io sono Trenas, sono sempre affiancato dal carissimo Kerrin e siamo arrivati al rematch della finale dello Spring Split. Siamo arrivati in quello che sarà l'unica serie di upper bracket di questa settimana, l'ultima se la vogliamo così considerare, considerando che subito dopo si andrà ad accedere alla finalissima. Signori, stiamo per andare a vedere i Rogue contro i Mad Lions. Quello che è il match più aspettato, diciamocelo chiaro e tondo, sì, perché sì. Allora, uno entra in questa serie sapendo perfettamente che ci sarà un tale caos sulla landa, un tale livello di gioco che
le aspettative sono astronomiche, quindi niente non puoi avere meno di quello che ci si aspetta, non da questi due team, non da quello che hanno presentato fino ad ora. No, anche se consideriamo quella che è stata effettivamente la finale, che li ha visti l'ultima volta protagonisti, ovvero un 3-2 con reverse sweep da parte dei Mad Lions verso il loro primo titolo europeo, che poi li ha portati all'MSI. Adesso Rogue Med si stanno affrontando in una nuova patch che li ha portati, un nuovo ciclo di patch che li ha portati a doversi evolvere come team, a dover portare ogni singolo giocatore a evolvere il suo stile di gioco in qualcosa di completamente nuovo, diverso, specialmente per i Rogue. Questo è stato uno split di crescita incredibile. Hanno avuto modo proprio di modificare radicalmente l'identità del loro team senza però perdersi nel processo, che è una cosa che invece altre squadre purtroppo durante il corso dello split invece hanno fatto. Basti pensare appunto a Fnatic e G2 che si affronteranno domani per l'ultimo slot. Loro perché sono lì a lottare nel lower bracket a differenza dell'upper bracket con Mad e Rogue? Perché i Rogue e i Mad non hanno mai smarrito la loro identità, non hanno mai svirgolato da quella che era la strada che avevano deciso di percorrere all'interno di questo split, e non posso che essere emozionato all'idea che queste due squadre, in una patch così divertente da osservare, team fight su team fight, questa è la patch dove ci si picchi e basta, pensare adesso ad una bio 5 tra questi due team, sì, vi prego, entriamo in questa serie. Ovviamente manca ancora un pochettino e abbiamo tempo per le nostre analisi di rito, e vorrei partire da una cosa nello specifico, ovvero si parla di identità nuove. I Rogue nello scorso split erano il late game team. Sì, volta dopo volta dicevi ok, arriviamo ai 25-30 minuti e poi vediamo che cosa decidono di fare i Rogue. Esatto. Avevano il controllo assoluto di quell'early game, ma non lo sfruttavano, non facevano niente. Almeno sulla carta sembravano facessero esatto. niente. Ed è qui che voglio arrivare, perché in questo split invece i Rogue sono diventati il miglior team da early game di tutta l'Europa. Delle statistiche che sono semplicemente imparagonabili a quelle di chiunque altro. Un CS differential a 15 di 36 vuol dire che le persone che vanno a farmare accumulano una media di uno stacco di un'ondata e mezzo nel giro di 15 minuti nei confronti del diretto avversario, o di due campi e mezzo se consideriamo la giungla. Più First Blood, più First Tower, una differenza in gold che non è neanche paragonabile tra le due squadre. Insomma, i Rogue attualmente si sono evoluti in un team che da early game ne fa casa propria. Assolutamente, è proprio il controllo che hanno, cioè se dobbiamo definire i Rogue in un modo è il controllo assoluto di ogni singola sfaccettatura del match. Quando perdono il controllo si trovano un attimo in difficoltà, ma è difficile che questo succeda. Esatto. Mentre dall'altro lato hai i Mad Lions che sono questo team che può essere estremamente esplosivo, che però è il classico team che devi tirare tutta la miccia. A volte il collegamento funziona e quindi fanno boom, riescono a fare quello che vogliono. A volte sei lì che guardi il detonatore e dice... Perché? Non funziona? Non va. Il cavo è sbagliato. Cosa mi ero dimenticato. Ogni però... volta finisce così. E per questo vediamo questo divario al quindicesimo che già purtroppo non è rappresentativo di quella che è la vera capacità dei Mad Lions. Perché include non solo i picchi, ma anche i tracolli mostruosi che hanno avuto in alcuni game, soprattutto all'inizio dello split. Assolutamente. E su questo è normale anche pensare che la stabilità dei Rogue gli abbia permesso di delineare delle stat-wise lungo tutto l'early game molto più solide, molto più importanti. Ma una cosa della quale dobbiamo parlare se si parla dei Rogue è il momento Rogue. E dobbiamo anche andare ad evocare supporto grafico al riguardo, perché una cosa che voglio analizzare anche insieme a te è il decorso del gold di queste due squadre all'interno della partita. Perché noi abbiamo visto le statistiche d'early game, ma che cosa significa? Come traducono questi due team l'early game nel mid game, nel late game? E ti chiedo di allacciarti le cinture perché stiamo per salire su una montagna russa. Perché qui stiamo vedendo l'early game dei Rogue, 15° e 20° minuto, surclassare quello dei Mad Lions in maniera allucinante. Astronomica proprio. Ma i Rogue, dopodiché, tra il 20° e il 30° perdono gold stabilmente all'interno di tutte le loro partite. Mentre i Mad Lions continuano a crescere più lentamente, ma crescono. Salvo poi l'hyper late game, dove di nuovo si torna a casa Rogue. Beh, quello è sempre stato il classico dei Rogue, quello di avere... sapere come concludere un match quando si arriva a quei timing di partita in cui se una persona viene eliminata sono 40-50 secondi di respawn, quindi sanno come sfruttare un minuto di tempo in cui gestire il macro come vogliono loro. Esatto. E in una patch del genere dove si combatte tanto, quindi le...
caduti sulle porzioni più avanzate di partita sono un rischio che tutti e due i team devono preventivare, ma quando si arriva al trentesimo minuto, pensare che i Mad Lions gestiscano la transizione tra il ventesimo e il trentesimo meglio dei loro avversari crea un incastro davvero unico, ed è per questo anche che sono molto interessato a vedere la serie di oggi, perché nonostante l'early game dei Rogue sia senza ombra di dubbio una delle loro carte più vincenti, non è detto che i Mad siano il team giusto contro il quale cercare di vincere con questa carta. Tutto è possibile però, perché i Mad Lions sappiamo una cosa, di solito durante la regular season sono quelli che faticano un pochino di più, poi arrivano ai playoff e dominano brutalmente, hanno uno stile di gioco che non sembra neanche più lo stesso, sembrano sapersi evolvere precisi, perfetti su quello che è il meta proprio della patch sulla quale si va a giocare, e già avevano avuto modo di fare un po' di pratica grazie alla Super Week che ha tenuto la stessa identica patch che abbiamo adesso nei playoff, quindi... Posso solo immaginarmi quante idee possono tirare fuori al cappello, soprattutto bot side. E ricordiamo quella è anche la posta in palio per la serie di oggi, perché entrambi i team sono già qualificati per il mondiale, ma nessuno dei due team ha già confermato quello che è il proprio seeding, che verrà confermato poi con la finalissima e con la finale di lower bracket che verrà giocata poi settimana prossima. Questo che cosa significa? Cosa si vince oggi? Chi vince va direttamente nella finalissima. Questo significa che si assicura di entrare al mondiale o come primo o nel peggiore dei casi come secondo seed europeo. Questo significa che chi vince oggi si assicura di non dover attraversare il play-in per accedere al group stage. Direttamente group stage dei mondiali è il premio per il vincitore. E quindi ok, non si sta più lottando per la qualifica, ma la posta in palio è comunque molto alta e quindi mi aspetto il 100% del focus da parte dei due team. Assolutamente, penso proprio che sia uno di quei momenti in cui ti rendi conto di quanto può essere comodo poi anche poter... Perché allora uno pensa, ok, stare al group stage è bello perché comunque sei nella fase centrale del mondiale... E quindi sei contento di avere questo comfort in più. Ma anche la possibilità di poter studiare più a lungo la patch, anche la possibilità di poter fare scrim direttamente con i team maggiori. Vero. Perché ovviamente i team maggiori cosa prendono tempo? Prendono tempo per quelli che sono nel group stage con loro, che potrebbero incrociare. Ma signori, è arrivato il momento. Fonzi's prediction alla mano e stiamo per entrare all'interno della prima partita di questa serie. Signori, ci siamo! Il momento del rematch tra Rogue e Mad Lions inizia ora! Ed è Rogue Blue Side e Mad Lions Red Side. Primo game, prima draft. Ricordiamo, i Rogue sono Blue Side per loro scelta. Sono loro ad aver side selection nel game 1, sono loro l'upper seed. Usciti dalla stagione regolare come primo posto e primo seed in concomitanza con quello che è stato il seeding dei championship point dello spring split, i Rogue stanno arrivando in questa serie dopo una serie però un po' scoscesa contro i Misfits. L'hanno sofferta quella serie e devono senza ombra di dubbio cercare di riprendere la stabilità in una serie prolungata. A differenza dei Mad Lions, che invece di stabilità contro i G2 ne hanno dimostrata e anche tanta, anche troppa. Perché i Mad Lions si sono portati a casa quella serie con un 3-1 che non ha neanche richiesto dover cambiare strategia per essere concretizzato. Quella è stata un'affermazione di potere molto importante. Già. Adesso vediamo come risponderanno i Rogue, perché di sicuro avranno studiato bene questi avversari. Vogliono arrivare subito nella finalissima, vogliono prendersi ciò che è loro di diritto e... Quel ban di Kennen, così presto! Non solo il ban di Kennen, ma lo sguardo che Mac ha lanciato a Freddy prima del ban di Kennen è stata una cosa che mi ha fatto veramente sorridere. Proprio era uno sguardo di sfida. E per adesso una cosa che dobbiamo sottolineare è che non ci sono ban sui jungler. Inspired, li puoi bannare adesso o Viego Xin Zhao, ma lo vedi già lì che sorride perché sa che potrà far spiccare giungla e di conseguenza mettere dalla sua un power pick assoluto. E considerando come è andata la serie contro i Misfits, direi che il first pick di Viego è auspicabile per i Rogue. Poco ma sicuro, e Syndra viene bannata, quindi vogliono scambiare questi due team. Rogue adesso si troveranno quindi con la scelta, cosa vogliamo? Xin Zhao, vogliamo Viego, vogliamo c'è anche Thresh, è vero, anche Thresh è disponibile, okay. Infatti viene lockato lui. I Mad Lions potrebbero fare la bold move di andare a giocare Viego Xin Zhao adesso, ma ovviamente c'è ben altro da prendere, non vuoi andare a negare giungla perché sai benissimo che puoi scambiare giungla. Arriva Varus infatti per la corsia inferiore. Varus campione molto importante nel meta attuale, devo però mettere un caveat al riguardo, è un ottimo campione nelle mani giuste, perché mi viene in mente Crownshot che si è voluto ostinare nel voler buildare Varus da letalità in una partita in cui era necessario andare per il Varus on hit. Non mi aspetto questo da Karzi, che invece è un giocatore molto completo. Se è necessario per il decorso di partita andare on hit, lo vedremo andare on hit. Ma quel Ryze sembra non voler dare questo peso al suo tiratore.
Viene selezionato Xin Zhao da parte dei Rogue, quindi vogliono avere una giungla un pochino più aggressiva fin dalle prime battute, fin dai primi livelli. E sarà Felios il compagno di Thresh su cui la corsia è inferiore. Si sta iniziando con le atomiche. Voglio dire, non sembra che i due team vogliano perdere tempo a studiarsi l'un l'altro. Non sembra che i due team vogliano perdere tempo anche solo a stringersi la mano all'interno della partita. Abbiamo due draft massicce. Però è interessante che Lioia vada a selezionare Lee Sin al posto di Viego, quindi sembra che il Rei Rovina skipperà questa draft, il che è molto particolare. È comunque un campione che ha bisogno di un setup fondamentale e forse questi due team si sentono nella posizione di dire ok, possiamo scaricare le responsabilità per ora su altri campioni, magari poi nelle draft successive andremo su per quei pick. Per ora però stiamo dando importanza a Varus, a Ryze, a quella Felios da parte dei Rogue. Quindi ognuno dice... Non è necessario, Viego, non ci serve, non ora almeno. Rimozione di Orianna. Vogliono tenere sotto controllo Larsen e considerando che già è stata rimossa Syndra, Larsen ha diverse opzioni. Una di queste è andare per un Lucian che ancora non è stato selezionato ma andrebbe a monopolizzare il danno verso fisico e obbligherebbe Odoamne a prendere potere magico. In questo penso che il ban di Kennen da parte dei Med sia stato eccellente. Un'altra opzione è andare per Azir, che comunque sta riprendendo un pochettino di potere in senso anche neutrale nella patch attuale, sia con la build DPS Liandrin Ashor, sia con la build da mago, quello matematicamente corretto, Luden Voidstaff. Larsen ci aspettiamo tutto da parte sua, è un giocatore molto completo, è un giocatore che è diventato finalmente un giocatore completo all'interno di questo ultimo ciclo di patch che gli ha dato la chance di crescere molto con questo meta. Bannato anche Gangplank, quindi un po' di controllo sulla mid lane, un po' di controllo sulla top lane. Stanno cercando di evitare i Mad Lions che i Rogue possono selezionare altri campioni che sono forti in fase di corsia, ma che possono poi scalare comunque molto bene. Adesso ultimo ban, ci stanno pensando tanto, vogliono cercare di capire cosa mettere fuori zona comfort. Un ban su Tam potrebbe essere interessante, ma potrebbero volerlo giocare i Rogue e quindi piuttosto rimuovono Braum. Quindi tanta corsia inferiore che viene prontamente rimossa. Vogliono anche evitare che ci sia qualcuno che possa intercettare i problemi che crea Thresh. E Kaiser ha diverse opzioni, è un supporto molto completo, però è stato comunque messo alle strette. Perché ora o vai a prendere, ecco, stavo per dire, o vai a prendere Rakan, che è uno dei suoi migliori campioni e giochi full comfort. Non mi fa neanche finire la frase, che locca Rakan e alla fine abbiamo il comfort per lui. Giustamente, se in questa partita ti rendi conto che vuoi lasciare il counterpick alla top lane, tanto vale prendere supporto semplice, efficace ed impatto. Quello come è Azir? Come ti dicevo, Larsen aveva due opzioni. Una era il danno fisico e avrebbe obbligato danno magico top, ma ti hanno bannato Kennen e quindi vai per Azir. Quel Tryndamere continua a essere un over presente sulla corsia superiore e fa abbastanza sorridere. Cho'Gath potrebbe essere un lock, l'abbiamo visto molto presente ieri come scaling top laner e ti darebbe la frontline della quale i Rogue vorrebbero tanto usufruire, ma anche Camille va benissimo. Camille è la strong side di Odoamne. Quella è Sona, non è la Sona della 11.16 purtroppo, quindi dubito verrà lockata in corsia superiore. Piccola parentesi, in Challenger stanno giocando anche un po' di Sona top ultimamente ed è una cosa che mi sta tornando a preoccupare tantissimo. No, per favore, stai scherzando, vero? No, assolutamente no, assolutamente. In quale server? EU West. Ah, proprio EU West. Sì. Oh no. Beh, abbiamo alla fine un matchup tra carry sulla corsia superiore, abbiamo Jayce e abbiamo Camille. Armut ormai ci siamo abituati a non storcere il naso quando vediamo il suo Jayce. È un campione difficile da utilizzare, ma Armut è un giocatore con due spalle particolarmente spesse sulle quali può caricare tranquillamente i compagni di squadra. Se volevamo un meta da teamfight, se volevamo un meta aggressivo, queste sono due draft che vanno a calcare anche quelle che sono le nostre esigenze di spettacolo da questo primo game della serie. E inizio anche un pochettino ad emozionarmi già solo dai 5 pick cada cranio, perché... Cada team, più che cada cranio, ogni giocatore con 5 pick sarebbe un po' caotica la landa. Abbastanza. 25 contro 25. No, per favore, non siamo un Battle Royale. Ma potremmo esserlo. Però abbiamo un anti-cheat. Abbiamo anche la modalità nel Blitz al Nexus col cerchio che si stringe, voglio dire. Abbiamo già la tecnologia, sì. Potremmo farlo. Con un anti-cheat, però, per favore.
Detto questo, sono molto curioso di vedere come cercheranno di impostare l'early game i Rogue, perché abbiamo parlato tanto di quella fase di gioco per loro e questa è una draft che richiede esplicitamente controllo dell'early game. Beh, hai Xin Zhao per andare a portare avanti quell'early game, hai il controllo della giungla. Il punto è questo, hai la priorità delle corsie per poter ottenere il controllo della giungla? Vedremo, vedremo come se la giocano, anche perché molto dipende da quanto Lee Sin vuole andare a rompere le uova nel paniere alle corsie dei Rogue. Signori, le draft sono al completo e noi siamo pronti ad iniziare questa serie al meglio delle 5. Signore e signori, è arrivato il momento di entrare sulla landa degli evocatori per il primo match di questa serie. Rogue Blue Side, Mad Lions Red Side, primo game su 5. Vediamo un po' chi dominerà la landa degli evocatori. E spero proprio che sia il primo game di 5 questo, perché mi piacerebbe tantissimo sentire il nuovo oggi Silver Scrapes. E signori, mano agli hashtag prima che il Bailamme imperversi. Hashtag RG Win versus hashtag Mad Win. E il tuo hashtag a chi va? Bella domanda, ma questa prima partita il mio hashtag va ai Rogue. Perché ho perso mezza vita. Sì, ho avuto un incontro non proprio felicissimo con Karzy. Resetterà. Stavano cercando di piazzare visione, ma non abbiamo lo swap di Trinket da parte di Thresh, non ha piazzato il lume a terra prima di andarsene, quindi avendo visto che comunque c'è stato il lume in profondità da parte di Ansama, preferisce conservare anche il suo Trinket giallo in apertura. Inspired inizia Leashless, topside, ma sotto visione nemica e non ci sono lenti dell'oracolo, quindi abbiamo informazioni su tutti e due i jungler. Beccati, tutti quanti. Una nota che vorrei fare è sulla top lane dei Rogue, perché abbiamo una Camille da piede lesto con teletrasporto ustione, quindi precisione per lei, volontà di giocare di sustain, ma con la precisione principale per avere una capacità di duello migliorata. E questo la porta con l'ustione di fianco al teletrasporto a voler giocare una kill lane, vuole avere la possibilità di uccidere Armut. Qua, molto aggressivo, Ansama, di Kaiser, addirittura l'ustione viene investita su Trimby, Karzy è stato libero di attaccare. Sorvegliante che viene prontamente attivato qua per evitare danno letale. Adoro il fatto che ormai la pretesa di voler farmare sulla corsia inferiore sia totalmente scomparsa a favore dell'idea di iniziare a traddare e picchiarsi dal livello 1. È una cosa che molti stanno iniziando a fare. Finché rimangono in range d'esperienza, perdere un paio di minion per togliere un po' di HP all'avversario sembra essere un trade valido, specialmente su campioni come Thresh Aphelios che a livello 2 ottengono tanto tanto di più. E quindi vogliono andare lì, aggredire gli avversari, zonarli e mancare gli uncini. Aia. Era proprio l'intenzione di Trimby. Peccato qua per lui, questa era un'occasione ghiotta. E lì ovviamente tutto ciò, spostamento verso la costa centrale, ma passa sotto visione. E infatti vediamo immediatamente Larsen riposizionarsi sul lato inferiore di questa costa centrale. Un po' di ping, Humanoid nel frattempo continua ad essere arrassato dalla cometa arcana di Larsen. Cariche delle pozioni della corruzione che se ne andranno e Odoanne gioca sicuro. Va a prendere visione, non l'ha ancora piazzata nella trifronda, questo è rischio dive per Odo. Probabilmente è un dive qua, perché con un bello utilizzo della spazzata qua per andare a curarsi per quanto possibile, sta cercando di prendere il livello 3, arriverà anche il teletrasporto, subito rampino difensivo, tanti danni in entrata, il primo sangue viene ottenuto, Humanoid ha gestito perfettamente l'aggro di torre e Lioia va al sicuro. Fantastico, fantastico il dive da parte dei Mad Lions. Un inizio col botto da parte loro, un juggle del tower aggro perfetto. E Lioia però farà meglio a non cercare di contestare anche l'argo granchio in maniera avida, perché non vuoi di certo combattere Xin Zhao con lo spunto e la lancia che spunta e tutta la sua barra degli HP al seguito. Ma inversione di corsia, perché comunque dopo il teletrasporto Larsen è dovuto rimanere top e quindi devono andare a resettare le due wave col TP di Camille mid. Sono riusciti ad obbligare gli avversari in una posizione molto molto scomoda i Mad e trovano il primo sangue, riuscendo quindi a inserirsi in quelle che sono le ottime stat d'early game dei Rogue, che però rispondono con un'invasione nella coscienza che Lee Sin purtroppo si è dovuto attardare nella giungla e non ha tanta agency al momento. Qua, Inspired che riesce a sgraffignare il red buff con lo smite e se ne uscirà dalla giungla abbastanza tranquillo e anzi col livello di vantaggio potrebbe anche non dover uscire. Non solo il livello di vantaggio ma il vantaggio di pressione con Camille che va ad aggredire Humanoid mid nello scambio diretto. Bravo Humanoid nell'attendere lo scadere del scudo delle difese adattive per poi andare in trade back con la raffica arcana, ma nel frattempo Inspired si è preso un po' di lamabecchi e torna nella sua metà campo con un vantaggio di 3 campi nei confronti di Lioia. Odoanne spostamento da parte sua da topside, o almeno così sembrava, ma decide di rimanere sulle singole corsie dove si sono posizionati ora. Scelta curiosa questa. Odoanne si è reso conto che può traddare Ryze nei primi livelli dalla mid lane con Camille, hanno detto, ma sai cosa? Al momento
momento forse siamo più comodi così. Forse avranno anche visto la priorità che Rai stava prendendo in Fretta e Furia pur di tornare a casa, resettare e spendere i soldi che è della sua. Inspired, doppio scuttle per lui, invasione di successo su Lamabecchi e Redbuff. Stanno giocando molto bene la giungla i Rogue e Inspired lo vediamo lì, a vantaggio nei confronti di Lee Sin. E comunque non è stato perso troppo sulle solo lane, i Mad comunque rimangono in vantaggio. Mi piace che i Mad stiano mantenendo un vantaggio anche importante se consideriamo il primo sangue, perché i Rogue inizialmente con le rotazioni avevano risposto correttamente a quanto i Mad proponevano, ma i Mad poi si sono ripresi la loro gold lead. Abbiamo visto praticamente un'inversione di rotta su 300-400 unità d'oro, che giustamente significano poco in generale, ma anche a 5 minuti di partita. Però ci dà un'idea, ci permette di fare una fotografia di come questi team stanno facendo fruttare a livello monetario le loro rotazioni. Ed è quello che vogliamo cercare di capire, perché sappiamo bene che è su quello che questi due team si giocano la serie. Shin Zhao abbastanza tranquillo nel suo clear di giungla, Larsen che rimane un minimo indietro nei confronti del diretto avversario. Humanoid che... scelta di Boots peculiare questa, ok? Che ci sono tanti rallentamenti dall'altro lato, ma questo è qualcosa che non mi aspettavo. Già, e voglio capire anche come li vuole sfruttare a questo punto, perché gli stivali della rapidità o vogliono permetterti proprio di avere un positioning migliore per i trade aggressivi, cosa che Ryze non disdegna, anche perché di fianco a lui c'è un Rakan poi per i teamfight, oppure vuole muoversi meglio sulla mappa, no, scambi... vanno per l'all-in, e qua ha già usato il flash Karzi, e questa sarà una facile uccisione per i Rogue. Due flash per uno, ma ne vale comunque la pena. Oh sì, se ne vale la pena. Adesso si troveranno con l'ondata schiacciata sotto torre e Ansama con la possibilità di pulire in totale tranquillità. Il flash in avanti, il Gravitum, il lockdown con l'uncino a colpo sicuro da parte di Trimby. Inspired che sfrutta la priorità per andare verso il drago. Ansama che ne approfitta per continuare a picchiare sulle placcature avversarie. Questo è stato un eccellente inizio di corsia inferiore da parte dei Rogue, perché è un Varus da letalità. E di conseguenza, se Aphelios, che già di base lo va ad outscalare, lo sta iniziando a picchiare in quelli che dovrebbero essere i momenti di spike di Varus, allora per Varus diventa davvero difficile entrare in partita. Il drago nel frattempo è andato. Inspire lo conquista da solo, c'è un po' di copertura a parte di Trimby, ma nemmeno è così fondamentale quando sai che non stanno contestando, non hanno modo di contestare e Lee Sin non si vede, non è in giro attualmente. Inspired continua le invasioni e arrivano dei ping di difesa da parte di Kaiser. Larsen passeggia sul lume, ma Lee Sin è molto lontano, non c'è lo smite. Possono secondo me al massimo forzare Inspired a prendere il buff per sé invece che cederlo ad Azir. Infatti wow, è così. Kaiser, posizione pericolosa, subito ingaggiata da parte di Inspired, forte a livello 6. Teletrasporto in entrata da parte di Jace per unirsi al fight. Trimby sarà il sacrificio visto in questo caso. Larsen che prende tempo con la scorta imperiale mandandovi Lioia, flash difensivo immediato per aver vita salva. Inspired che potrebbe essere immobilizzato, prigione l'unica, onda sonica e colpo risonante. Mad Lions che si prendono un paio di kill da questo invade. E sono felicissimi di questo, perché è stato un invade davvero avido, mettiamola semplicemente così, da parte dei Rogue. Non avevano il teletrasporto di Camille per intervenire, Armut ha avuto la possibilità di applicare pressione in loco, 1-0-1 adesso Jace, e se già Jace stava outfarmando Camille, se avevano trovato il dive di successo, se stava trovando anche parziale vantaggio in esperienza, questa è una top lane vinta con un teletrasporto, e da parte dei Rogue non rispettare queste risorse da parte degli avversari non è quello che vogliamo vedere in una serie prolungata. Bravissimi Mad, bravissimi davvero. Lode principalmente a Kaiser, perché la morte di Kaiser sarebbe stato un iniziale setback che avrebbe portato secondo me i due team a scambiare semplicemente uno per uno. Non il massimo neanche la scorta imperiale, devo dire. Non deposiziona Humanoid, allontano Nelioia che comunque è un super mobile Lee Sin e... yeah, il resto è storia. E qua Larsen adesso si trova schiacciato sotto la sua struttura. Humanoid e Lioia che sono già pronti per divare Odoamne ancora una volta e... purtroppo questo vuol dire altre placature e altre risorse perse. Topside pressure è la strategia dei Mad, attenzione oh, però. È l'unica, molto bello l'utilizzo del rampino. Doane prende tempo con la spazzata tattica. E ora un ultimo colpo, calcio del dragone, altro che ultimo colpo. E Humanoid raccoglie la kill, che forse è una notizia anche più greve per i fan dei Rogue, con i Mad Lions adesso sul 4-1 che si stanno portando verso un early game incredibile. Molto molto aggressivi, molto di successo questi Mad Lions. Due placcature conquistate topside. Adesso c'è anche forse il tentativo del messaggero. No, per ora ignorato da parte dei Mad. Larsen è mid lane a farmare e sì, ok, sei contento di ottenere un po' di risorse, ma rimani comunque indietro su un Ryze che è 2-0-2, è un early game esplosivo.
Inspired va lui sul messaggero, ma è sotto visione. Lioi è in zona, Armut potrebbe tranquillamente ruotare, ma Larsen anticipa la rotazione di Ryze. Il messaggero però è ancora molto in salute, quindi Humanoid ha il tempo di spostarsi. Armut già lì, il pull si sposta su Elioia. E adesso si va a duellare, un momentaneo 3 contro 3, ma sembra che lo vogliano semplicemente cedere. Si rendono conto che Camille stava arrivando e il poter isolare un bersaglio con l'Extra Ultimatum e separarlo dal resto del team anche col knockback dell'Extra Ultimatum sugli avversari non colpiti è così comodo, soprattutto per i rogue. Puoi separare il fight facilmente anche con la scorta imperiale, quindi dici, se ci isolano siamo fregati, meglio di no. Bot side in versione di pressione, il che è particolare, ma vediamo letalità nell'inventario di Karzi e questo già ci spiega un attimino meglio come mai abbiano deciso anche di non voler insistere su questo lato di mappa, considerando che i due jungler erano top side. Non te la vuoi giocare nel 2v2 diretto. Kaiser ha la toccata e fuga, Kaiser ha l'ustione della sua. Lo scambio frontale toglierebbe inutilmente risorsa da Felios e non vuoi questo. Infatti a Felios, adesso che ha completato l'arco scudo, è tanto felice in una lane che non potrà più fare tanto a Russ quanto voleva. Domani qua che può essere aggredito anche dai reami da parte di Ryze. Domani prende tempo con l'Extra Ultimatum. Inspire che voleva disingaggiare immediatamente, ma alla fine i Rogue vengono chiusi ancora una volta. Un'altra azione esplosiva su questa topside. È stata una idea discutibilissima da parte di Odoan nel reingaggiare. C'era il portale dei reami sotto i suoi piedi. Si è lanciato verso l'oblio e adesso, nonostante siano stati i Rogue a prendere il primo mattone, la pressione di Armut verso il primo mattone sulla corsia superiore diventa sempre più pesante. In tutto questo teletrasporto botside per non perdere neanche pressione sulle ondate, ma che cosa stanno facendo i Rogue? Sono veramente fuori fase oggi e Odoan, guarda qui, il portale dei reami è sotto ai suoi piedi. Io posso capire l'idea, magari non si aspettavano Rakan con la toccata e fuga e quindi dicono ok, arriva Xin Zhao, li lancia via con la mezzaluna difensiva e se ne vanno. Il punto è questo, è che ormai tu vedi che Varus si sta arrangiando, metà del tempo si trova da solo, devi cominciare ad aspettarti anche questo. E lo posso capire da un lato, ma dall'altro lato è un errore anche grave non aspettarselo. E non è un solo devi aspettartelo, è un se non te lo aspetti perdi un game. I Mad Lions sono 6-1 all'interno di questa partita. E la Gold Lead ancora non è così pesante da essere dichiarata insormontabile, ma come già abbiamo detto durante le analisi pre-partita, i Mad quando prendono vantaggio continuano lentamente a farlo fruttare e non mi sembra che le intenzioni siano diverse in questo game. Mad che per ora continuano a tenere sotto controllo questa zona. Drimbian Sama non possono esporsi più di tanto, e anzi, Perdi. Cioè, dolorosa. Sì, immagino si stia portando verso la Duskblade all'interno del suo kit. Vediamo già riduzione ricarica nel martello da guerra di Goldfield. Potrebbe essere anche la volontà di chiudere il prima possibile la mana Mune, in modo da continuare a staccare le stack di lacrima grazie agli autoattacchi e quindi avere la mura mana il prima possibile all'interno del game. E poi muoversi su altro, però onestamente se sei così vicino a un mitico, perché lasciarsi sfuggire quello spike? Cerca di caricarsi un po' di chakram dalla sua Ansana per pulire in fretta e furia questa ondata di minion, ma il focus è soltanto sul provare a prendere risorse e contestare i propri avversari, per quanto puoi in questo momento di farming, ma non è qualcosa che ti puoi permettere in tranquillità? Con Elioi soprattutto che continua a passare per di sotto visione oltretutto, quindi sì, non proprio il massimo. Elioi che, parliamoci chiaro, a livello di pressione di giungla sta staccando Inspired e di tanto in questo primo game. Oh sì, assolutamente. 2-0-4 contro 0-2-0. Inspired almeno va a compensare un attimino le angherie subite da parte di Odoanne con un'evocazione del messaggero botside. Siamo ancora a 13 minuti e 40 secondi, quindi ci sarà l'impatto verso il primo mattone. E questo già è particolare, perché ne parliamo dopo. Larsen bravo qua Kaiser a pazientare. Subito flash difensivo di Larsen per salvarsi dalla toccata e fuga. Bel passo di danza da parte di Kaiser, bel flash da parte di Larsen. La situazione si immobilizza in corsia centrale e alla fine viene confermata per Karzi, come ti dicevo, la mana Mune come primo oggetto. Vuole staccarla il prima possibile e spikare in mid game con l'oggetto già staccato. È una buona idea, anche questa. Anche perché comunque in questo momento Aphelios ha la meglio nei tuoi confronti. E quindi sai che non lo andrai a tradare direttamente con un oggetto che ti dà Russ, perché Aphelios ha già tanto sustain. L'anda nuvolosa viene sbloccata. In tutto ciò, il drago dell'oceano che finisce nelle mani dei Mad. Ansama che viene lasciato a se stesso con una struttura tu per tu. Facili risorse ottenute, non condivise nemmeno, quindi più che contento di questo.
Rimane una Felios, scala tanto bene, anche troppo bene se è libero di fare quello che vuole. E guarda quel tabellone, un 6-1 ma due torri a 0 e 1000 unità che separano le due squadre. I Rogue hanno una composizione che scala divinamente e nonostante Larsen sia una Zir mago, non la Zir da DPS, questo era un altro degli interrogativi che avevamo sul campione a inizio game. Lo vediamo con già l'incipit dell'Uden e quindi da lì con gli stivali di penetrazione già nel suo inventario si porterà verso il gioiello della rovina, immagino. Con Larsen Inspired, per quanto siano rimasti indietro, puoi gestire il mid game e da lì in poi vai a giocare attraverso lo scaling di quella Felios, che ok, dovrà affrontare lo scaling di Ryze, ma di certo va a surclassare quello di Varus. 1100 gol di differenza però adesso, sono molti meno di quei 2400 di cui parlavamo prima quando ci si trovava topside, quando ancora le strutture erano in piedi. Divario che viene colmato così facilmente, però è strano, eh? Macro contro micro, al momento i Rogue si sono resi conto che stavano perdendo una schermaglia di troppo e hanno deciso di rigirarsi con Kaiser che rischia, ma l'uncino è largo. Mamma mia, quegli uncini. Humanoid che qua prova a prendere tempo con il portale delle ami. Bella toccata di fuga da parte di Rakan. L'inserimento di Sile è perfetto. Armut che cecchina dalla distanza, preciso come non mai. Mamma Odoanne mia, che si arriva, ma è già tardi. Prova a prendere tempo con l'ex ultimatum. Armut rischia di cadere. Non a causa del knock-up di Kaiser. E alla fine la presa penetrante non serve nemmeno. C'era Varus già pronto off-screen. Armut, anche meno. Oh mio Dio, Armut! Oh mio Dio, Mad Lions! Sono fuori di testa. Hanno vinto 4 contro 5, rendiamoci conto di questa cosa, L'abbiamo detto prima, che in ogni caso non siamo più tristi nel vedere Jace in Europa quando è Piccarlo e Armut. Perché questi risultati, signori, questo livello di esecuzione, un Armut larghissimo! Cioè, allora, già di base Kaiser, ok? Andare ad abilitare così l'inserimento di Humanoid, la toccata e fuga che va ad ammaliare Inspired in maniera differita dalla sua duo lane, in modo da impedire che ci sia la chiusura, per poi baitare Odoamne e andare a schivare l'ingaggio frontale grazie alla stasi. Kaiser 10 e lode. Ma Armut con la doppia cecchinata dalla distanza. Eccola lì. Mio Dio, che botte. Ora che è arrivato lo spike a due oggetti, non è neanche una mura mana, è una mana mune. E questo fa paura. Già, anche il danno di Ryze fa paura. Humanoid è stato ignorato durante tutto il fight, detta proprio schietto. Proprio l'hanno guardato e l'hanno ignorato. E questo è preoccupante per un Ryze, non dovresti ignorarlo, dovrebbe essere il primo target. Da un lato lo possiamo definire ignorato, ma dall'altro lato vorrei continuare a tessere lodi da parte di Kaiser, perché penso che tutto il tempo che Kaiser è riuscito a prendere su quell'azione in corsia superiore abbia impedito fisicamente ai Rogue di girarsi verso gli Humanoid, nonostante fosse proprio lì. Intanto una cosa interessante è l'ipersupportività della build di Karzi. Decide di andare al momento Mythicless. Il suo secondo oggetto è una zanna del serpente. Beh, contro scudo di Camille, scudo di Thresh, l'arco scudo di Aphelios. Sì, anche quello funziona abbastanza bene, ma penso che più che altro sia proprio un voler spikeare su un oggetto che costa poco. Beh, se vuoi tenere il controllo dell'early to mid game, ha anche senso. Un paio di boot potrebbero fargli bene. Così, giusto per dirne una. Per un po' di CDR in più, che a Varus dalle trità fa sempre piacere, specialmente se non ha una lama crepuscolare per andare a giocare con la passiva mitica. Detto questo, Elioia, ancora per lui il messaggero è disponibile e c'è una corsia centrale da aprire. I Mad non hanno ancora l'accesso completo all'anello esterno di difese strutturali nemiche e i Mad vogliono cercare adesso pressione su quel lato di mappa? Si può parlare di lato di mappa se parliamo della mid lane? Zona di mappa, penso sia Sì, meglio, corretto. Meglio, decisamente meglio. Karzi sulla corsia centrale farma dalla distanza. Per lui è proprio un gioco di accumulo per adesso, non ha bisogno di fare altro, voglio dire, il team attorno a lui sta già facendo troppo. 3700 gol di vantaggio, prima erano 1100, partiti da 2004, scesi a 1100, risaliti a 3700 quasi. Insomma, non è proprio il caso di esporsi qua, Evocazione del messaggero, come abbiamo già anticipato. Vogliono prendere quella struttura, vanno a settare l'ondata con Karzi che farmava dalla distanza e alla fine il push arriva e alla fine l'obiettivo permette di... cioè, il messaggero conquistato permette all'obiettivo di essere conquistato in fretta in fase di assedio. Elioia e Kaiser si prendono anche la giungla nemica, non vogliono lasciare l'ossigeno neanche ai Rogue per rientrare in game. E li vedo davvero preoccupati i Rogue. Stanno vagando, cercando di riprendere un minimo di risorse, ma non sembrano essercene per loro all'interno della mappa. Non ancora. E tornando velocemente sulla build di Karzi, pensandoci, penso sia la build
più efficiente a livello monetario, perché la Zane, sapete, già di base a livello statistico è colossale. Ora che se si pensa anche alla Muramana e il continuo stacking che avrai per arrivare al 25esimo minuto, per quanto la Duskblade sembra l'oggetto più ovvio da, sulla quale spikeare, sulla quale trovare un grosso vantaggio, questa build ti dà semplicemente tutto quello di cui hai bisogno nell'early game. Min-maxing puro da parte sua. È un oggetto che costa veramente poco, perché era uno degli oggetti che sono stati inseriti per permettere delle build da letalità un po' più supportive per campioni come Pike. Senna, Pantheon, Pyke e via dicendo. Parentesi su Pantheon, sta tornando ad essere un ottimo supporto in solo queue. La cosa mi intriga ed è una cosa che seguirò con interesse, perché potrebbe essere una delle direzioni da prendere all'interno del meta verso il mondiale, ma quello ne parleremo ovviamente nei mesi a seguire. Mad Lions 10-1 per loro, gold lead di 3500 unità, e adesso che hanno preso l'anello esterno di strutture possono anche iniziare a premere con una visione profonda e iniziare a guadagnare yard. Hanno bisogno di farlo più che altro, perché i rogue dalla loro scalano. E è vero che il 20esimo minuto non è proprio il loro momento di massimo splendore in partita, ma è anche vero che se la stallano abbastanza a lungo da rimettersi in piedi su Aphelios, possono comunque vincere sto game. Almeno è l'assicurazione da late game che è Ryze, che considerata la gettata che hanno gli avversari, dovrebbe essere in grado, soprattutto con il peeling di Lee Sin e di Akan, di fare il suo lavoro correttamente, come abbiamo visto nel fight precedente. Allo stesso tempo è molto dipendente dall'esecuzione. Fai un misstep e Humanoid è un puffo blu che purtroppo ha avuto un brutto incontro con Gargamella. È vero, è vero. Deve stare attento a questo, ma da come Humanoid si è mosso finora e soprattutto da come i med si sono mossi attorno a Humanoid, esatto, finora, sono abbastanza convinto che gli scenari in cui vedremo Humanoid fare la figura del puffo saranno poi pochi. Humanoid continua a giocare molto in profondità insieme ad Elioia. Elioia, stiamo parlando poco di lui, ma guarda lì, 100% di kill participation tra lui e Humanoid, e questo ti fa anche capire come i med stiano giocando bene la mappa. Inspired, credo che tiene corruzione, tanti proiettili che volano, salvato prontamente dalla lanterna il Thresh. Comprendo l'idea dei med, wow, quella freccia. Quella ha fatto male e non è ancora una Muramana full staccata da parte di Karzi. Attenzione, Ami, vogliono provare a chiudere. Ansava che subito flash difensivamente. Humanoid che trova prigione runica, isolato e ha battuto Trimby in apertura. Easy peasy qua. Sì, è stato quasi addirittura eccessivo la pressione che hanno applicato sul supporto avversario. Vanno direttamente verso il barone Nashor. Abbiamo Domnin Split Push, teletrasporto disponibile per lui, ma non so quanto vogliano contestare il barone, perché uno dei grandi guadagni non è stato solo uccidere il supporto, ma forzare la suprema di Xin Zhao, che adesso non può inserirsi a testa bassa. Io Mil, finiscono subito. E Xin Zhao è proprio esploso male. Aio. Secondo me, baitare la ulti di Xin ha un valore più alto dell'uccidere il supporto nemico. Assolutamente. Qua, parole Nashor conquistato. Rivoluzione da parte di Karzi, subito scorta imperiale per difendersi. Odoanne si sacrifica per salvare il mid laner. Questo sono tanti soldi regalati ai Mad Lions. Troppi soldi regalati ai Mad Lions. Qui la partita sta già virando verso l'irrecuperabile, ma mentre questo succede dobbiamo un attimo discutere del signor Sigma AD Carry Karzi, che appena vede il Gravitum arrivare decide di flashare in avanti verso una catena della corruzione offensiva contro Azir Camille. Ok Karzi, quello non me l'aspettavo ed è stato divertente vederlo. Sono con l'acceleratore proprio fisso al massimo qua. Brother Trumbi, niente uncino e arriva il TP, attenzione. L'idea di ingaggio potevo anche comprenderla, ma adesso che c'è anche Humanoid e Kaiser sul fianco possono trovare un facile lockdown su Trumbi e madre poi girarsi su Ansama. È troppo facile, sono kill semplici. 7-0-7 Armut. In tutto questo abbiamo comunque Elioia e Humanoid, lo stesso identico KDA, ancora il 100% di kill participation per entrambi. Salute ragazzi, vi siete svegliati decisamente dal lato giusto del letto oggi. 6.000 gold di vantaggio. Mamma mia, 23 minuti. Questi Mad Lions sono fuori scala oggi. Cioè, totalmente fuori scala. Guarda la top side dei rogue. È il primo match, di solito i rogue tendono a lasciarlo perdere il primo match. Dicono ok, dobbiamo riscaldarci. Yeah. Però questo non è uno di quei primi match in cui hai faticato e poi hai perso. No, questo primo match in cui i primi 10 minuti è successo poco, escludendo i Mad Lions che divavano la top lane facilmente, e poi è esploso il vantaggio. La topside dei rogue è 0-9-0 complessivamente tra top laner e jungler. Già. E stiamo parlando di due campioni che comunque avrebbero avuto risorse all'interno di questa partita e non hanno avuto di certo il lusso di poterle guadagnare.
Che situazione a dir poco assurda. Larsen addirittura che va di Cosmic Drive. Ha bisogno di velocità d'abilità. Siamo arrivati a un punto di partita dove ulteriore penetrazione magica significa davvero nulla per lui. Ma come? Io pensavo che andrà, che si va di Lion per avere Ability Haste. È vero, giustamente. Giustamente. Mi dicono tutti così che è il mitico per l'Ability Haste. Beh, lo è, teoricamente. Sì, a 5 oggetti. Vediamo un attimino come si vogliono muovere adesso i membri dei Rogue, perché sembra davvero che in questo momento l'unico obiettivo dei Rogue sia probabilmente non far morire Larsen, e l'unica consolazione che possono avere all'interno di questa partita, mantenere a zero netto il KDA del loro mid laner, Tab Gent da parte sua, e guarda quelle frecce quanto fanno male. Vedere Trimby che già è così in difficoltà solo per difendersi da una singola freccia, sono dolori. E immaginati quando arriverà il mitico, che cominceranno a piovere frecce a go-go. La partita non vedo troppi spiragli di ritorno per i Rogue al momento. Armut però potrebbe essere aggredito. Sì. Si gira. Si prova a girare almeno. Buon Armut, tanti danni dalla sua, arriva anche Inspired. C'è una bella chiusura e sono 1000 gol di shutdown che finiscono su Xin Zhao. Serviva a renderlo un po' più coriaceo e questo lo aiuterà a prendere un pegno di Serac. Sì, Camille era comunque abbastanza vicina all'idra titanica, quindi per lei lo spike a due oggetti non era lontano. Mi fa piacere che abbiano dato quelle risorse a Inspired, perché è su di lui che vuoi puntare per il ritorno in game. Hai isolato Armut, sei riuscito a bloccare il suo push bot side. Ancora non hai perso nessuna torre dell'inibitore, quindi almeno di questo i Rogue possono far vanto per cercare di rimettere il naso in partita. Ansama sta farmando e sta farmando bene e tanto. 252 minion al 26esimo minuto. Sta staccando di diverse ondate il tiratore dei Mad Lions. E stavo guardando anche a livello di build, si avvicina al frammento di infinito. Ansama potrebbe essere la luce in fondo al tunnel. Livello 13 però è ancora... È difficile affrontare dei campioni che sono a livello 16 come Humanoid. Adesso sei al massimo spike della Q di Ryze. Ricordiamo, ogni volta che livella la sua Suprema, quindi mette un punto abilità sulla Suprema Ryze, potenzia anche la sua Q. Sono già tanti danni bonus quelli che arrivano. Sì, è pesante da tanti punti di vista doverlo affrontare, perché non è solo lo spike che ha raggiunto a livello di esperienza, ma anche l'inventario che ha. Tanto potere magico dall'abbraccio serafico, la sicurezza di una clessidra di Zonia e ferite gravi che comunque rendono la vita di Ansama molto più complessa, rendono giocare attraverso quell'arcoscudo immortale molto più difficile. Odo continua a giocare sidelane, d'altronde una Camilla 0-5 non può fare altro. Non è una Camilla che vuoi vedere presente in teamfight, è una Camilla che vuoi vedere presente sulla mappa. E finché Odo Amne, nonostante sia 0-5, continua a tenere le ondate oltre la linea di centrocampo, sta regalando importanti minuti alla sua squadra, sta facendo il suo lavoro. Sta giocando da ottimo weak sider, quali siamo abituati a vedere nella top side dei Rogue. Infatti, vedere che Azir lo mantengono su questa bot side, sono forti teletrasporti, quindi è comprensibile. Giocava su una mangiatoia sicura, vicino alla sua torre interna. Adesso invece è già più esposto. A questo punto, forse mettere Camille in quella posizione, in quella zona, è più sensato. Perché adesso è Camille che vuole premere, è Camille che vuole mandare un'ondata fino in fondo, fino alla torre inibitore. Il che è assurdo, il che è veramente assurdo se pensiamo a come è andato l'early game dei Rogue e quanto avevano perso sul quadrante superiore. Rogue che comunque giocano compatti nel cercare di scongiurare l'assedio nemico, ancora hanno una torre esterna, scusami, interna da immollare su questa corsia superiore. E guarda Larsen! Larsen prenderà la struttura. Larsen prende torre dell'inibitore in cambio di torre interna. No, questo è uno scambio che non dovrebbe mai succedere con questa gold deficit. Sta arrivando Ryze finalmente, ma la torre è stata acquistata. Sì, questo è a dir poco assurdo. Questo è un no, questo proprio non dovrebbe succedere. È il momento rogue per i Mad Lions. Sì, i Mad Lions stanno avendo un momento rogue. Madonna, quanti lumi devi, sopra il quale devi camminare prima di capire che ti vedono. Extract Ultimatum per prendere tempo. Rampino qua che viene intercettato prontamente da parte di Armut. Mamma mia, il danno in entrata. Odo è stato bello finché è durato, ma ciaone! Solo kill è arrivata da parte di Armut. Il portare dei reami aveva fatto semplicemente da cancello per impedire a Odo di fuggire verso la sua base. E niente, si è spenta la lampadina. All'improvviso abbiamo visto i Rogue outmacrare i Mad Lions per 10 minuti abbondanti, per poi decidere di ingaggiare contro uno Jace 8-1-7. Mi chiedo davvero quale fosse l'idea. I Rogue possono minacciare
La torre dell'inibitore. Ragazzi, ok, vanno il barone è importante. Vanno barone per torre dell'inibitore e quindi scambieranno. È uno scambio rischioso perché molto perdono rischioso, proprio l'inibitore. Possono ruotare sull'inibitore bot anche. Penso che quello forse è un po' troppo. Rogue decide di lasciar perdere perché hanno visto il completamento del barone Nashor e hanno detto ok, mancano anche 20 secondi al drago della nuvola, quindi meglio allora, resettare e meglio riprenderci il controllo della situazione. I Med stanno ancora vincendo questa partita, vero? Cioè, voglio dire... Sì, sembrerebbe di sì. Richiamo potenziato e alla fine Karzi e Kaiser, scusami, Kaiser e H. No, è rimasto. È rimasto. Oh, non lo sanno. Oh, non lo sanno. Oh, no, basta. La situazione è molto calda qui sul fiume, signori. La toccata e fuga. Basta una toccata e fuga e fa il disastro, Kaiser. Non sanno dove si trova. Ecco qua l'immobilizzamento ai danni di Ryze. Scorta imperiale molto bella. Il drago della nuvola che viene intanto intercettato. Rakan che prende tempo subito scattando sui suoi alleati. E sono due uccisioni facili. Tre uccisioni facili per questi Mad Lions. Sale di seguimento. Anche qua Elioia vuole un'altra kill. Calcio del dragone, non è più un po' disponibile, ma non gli importa molto. C'è Ryze che arriva col portale delle ami e non c'è una pausa che regga qua. Anzama che viene isolato. Mad Lions che tirano dritto verso la base. E vanno a premere adesso sulla corsia inferiore. I Mad Lions sono riusciti a trovare la chiave di volta. Sono riusciti a vincere il team fight che dovevano vincere per mettere la parola fine. La pressione con i dead timer ancora non molto permissivi. La mano del barone che potenzia le ondate. Crolla il primo inibitore. Vanno per il secondo, vanno per la partita. Ce la fanno, è troppo facile ormai per questi Mad Lions che qua chiudono il primo game della serie. E quale modo migliore di iniziare con un brutale stomp? 20-2. Mamma mia. 20-2, hanno perso 10 volte le uccisioni del team nemico. E ok, i Rogue hanno dimostrato comunque di saper perdere a testa alta. Sì. I Rogue, nonostante sia stato uno stomp da parte degli avversari sul tabellone, sono riusciti a portarsi a casa due torri degli inibitori e non avessero fatto qualche passo di troppo, avessero messo qualche lume in più, avrebbero potuto gestire meglio anche quell'azione finale che ha permesso a Kaiser di essere l'uomo partita con una magnifica toccata e fuga che ha poi reso la vita di Aphelios impossibile. È stata quella la cosa veramente bella da vedere perché... Ansama era spaventato in quel fight. Ansama sapeva di non potersi esporre ad autoattaccare neanche il supporto nemico perché la minaccia di Ryze era lì dietro l'angolo e stava continuando a minacciarlo. E quando poi hanno chiuso le distanze col portale dei reami, la partita era già finita. Bravi Mad, è stata una dimostrazione di forza da parte loro ed è stata molto importante anche. Assolutamente d'accordo. La cosa che mi ha più stranito è vedere i Rogue che sembravano perdersi in un bicchiere d'acqua. Quegli errori alla fine, ad esempio, come quella mancata visione presa attorno al bush, che dici, ok, è una di quelle cavolate che dici, vabbè, dopo lo riguardi, lo vedi, lo correggi al volo. Ma su quello, sui fondamentali, i Rogue di solito non sbagliano mai. Ed è una cosa che abbiamo già visto nella loro scorsa serie, in cui hanno rischiato di finire nel loser bracket, proprio perché sulle basi si stavano perdendo. Però... su un binario molto perpendicolare alla prima serie che abbiamo visto. Oh, assolutamente. Mi spiego meglio. Quando abbiamo visto la prima serie dei Rogue, e penso che sia stato anche quello il movente principale sul cercare di impostare questa strategia contro i Mad, i Rogue hanno perso contro i Misfits le partite in cui non hanno giocato attraverso la corsia superiore. Hanno provato a draftare weak side top e quelle partite le hanno perse perché i Misfits avevano perso troppa pressione di mappa. L'idea dietro il draft di Camille e di Xin Zhao in una draft del genere penso volesse essere proprio quella. Il problema è che non sono riusciti a sfruttarla correttamente e una volta che col dive Jace prende un vantaggio insormontabile perché comunque tra carry da corsia superiore funziona così. Il primo che prende una kill ha veramente un lasciapassare verso il successo in corsia. Ah, sì. E l'idea di giocare strong side top tramite Camille, tramite un carry... per poi trovarsi ad accartocciarsi in questo modo, i Mad Lions è da quando hanno iniziato questi playoff che stanno giocando una sola strategia e non hanno ancora perso giocandola. Per questo ti stavo dicendo che è una vittoria importante, perché è una vittoria che porta i Mad Lions a non essere stati ancora contrastati sulla prima strategia che ci hanno mostrato finora. Perché funziona, cioè, pensaci... Esatto. Continui a vedere la stessa cosa che funziona con campioni anche molto diversi, ma che si basa su tre fondamentali. Uno, una top lane dominante. Due, una giungla che può essere presente quando necessario, in fretta e furia, e quindi ha la possibilità di poter, tra virgolette, flexare quello che è il suo giro di giungla, decidere sul momento qual è l'idea che vogliono impostare. E tre, una mid lane prioritaria. Perché Ryze ha ottenuto quello, ha ottenuto un momento perfetto più volte, perché se l'è creato manipolando le ondate di minion, per andare in roaming topside. E andando a vedere quella che è stata l'azione che ha dato poi il via a tutto, dobbiamo considerare quanto meccanicamente incredibile è stato Kaiser.
perché in draft abbiamo commentato il motivo principale dietro a questo Rakan, è uno dei suoi migliori campioni. Stiamo comunque parlando di un momento del meta dove Rakan sta tornando ad essere quel playmaker iper determinante in competitivo, e ci fa piacere vedere questo perché è un campione molto spettacolare da guardare e da commentare. Ma Kaiser ha giocato veramente troppo bene dal punto di vista meccanico. Le sue toccate fuga, il portare dei reami che aveva portato appunto Kaiser verso il doppio controllo sugli avversari, lo scatto in avanti, l'immobilizzamento su Xin Zhao. Larsen si è trovato zonato senza la possibilità di fare nulla. E proprio nulla, cioè voglio dire, Larsen non ha fatto nulla in questo game. Purtroppo no, è stato un Azir che non aveva modo di scalare in fasi avanzate di partita perché non gli è stato concesso. Guarda qui Kaiser che cosa non ha fatto. Blocca la duo lane, così appena terra Ryze la duo lane è già ammaliata e non può fare DPS su Ryze. Appena Xin Zhao si gira su Ryze e scatta in avanti, lo va ad ammaliare subito dopo in modo da evitare la mezzaluna difensiva per deposizionare gli humanoid. In questo fight veramente Kaiser ha smurfato durissimo. Non so quanto ci fosse di intenzionale o di fortuito dietro quelle che sono state le tempistiche, ma sono state tempistiche perfette. Anche qua il trovare l'immobilizzamento su Trembi. Volevano ovviamente Ansama, quello era il loro focus principale, ma hey, vedi che c'è comunque un Thresh fuori posizione, l'occasione la sfrutti. Anche perché, voglio dire, volevano anche uccidere Inspired in apertura, ma Inspired ha deciso di immolarsi subito dopo. Humanoid flash attraverso il muro, prigione runica istantanea, e Xin Zhao ha visto in bianco e nero molto in fretta lo schermo. Alla fine non potevi neanche più contestare. E quando si parla di contestare, comunque riescono ad essere aggressivi i Mad Lions. Il flash in avanti di Karzi, ti giuro, qui non me lo aspettavo. Era probabilmente la manovra che meno mi sarei aspettato in uscita da un barone dove avevi già investito importanti cooldown prima. E poi agente 007 Kaiser che qua, deep in the enemy lines, nascosto. Sì, ma mi chiedo veramente come possano non controllare quel cespuglio prima di andare su un obiettivo dove vedi che ti stanno chiudendo a tenaglia. Kaiser, certo, incredibile per tutta la partita, però qui colpa anche dei Rogue, che penso anche in preda un pochettino al tilt del essere scivolati così in basso sul tabellone, non avevano molto da fare. Anche perché, una cosa che vorrei sottolineare, noi vediamo il tabellone nella sua totalità. Noi sappiamo se un team rimane comunque competitivo a livello monetario grazie ai piccoli vantaggi generati col farm, generati con la pressione sulle placcature e quant'altro. Ma quando sei lì, ti trovi con 20 kill contro 2, è davvero difficile pensare ok sì, ma possiamo ancora vincerla. E questo grafico ci fa capire anche un'altra cosa. Jace è un bel campione per Armut. Sì, Armut propone un Jace davvero fuori di testa e i Mad Lions sanno come abilitarlo. Allora, forse sono io che dopo la serie contro i G2 e dopo questo primo game mi viene a pensare, ma ragazzi, ma provare a mettere la top lane in una situazione difficile, provare a mettere, non dico Armut in difficoltà bannandogli qualcosa, ma provando a mettergli pressione addosso per non permettergli di essere così dirompente sulla landa. La mia domanda provocatoria in risposta è, puoi? Sì, secondo me ci sono i modi, è che tanti team stanno letteralmente dicendo, cediamo la pressione topside, giochiamo attorno alla mid lane, giochiamo attorno alla bot lane. Ma non ne vale la pena, non quando stai prendendo ogni volta così tante risorse dai Mad Lions, cioè... Allora, vorrei però separare il discorso G2 e Rogue, perché per i G2 sono assolutamente d'accordo, è esattamente quello che è successo, si sono accasciati, hanno lasciato morire mezza mappa e ne hanno poi pagato in maniera salatissima le conseguenze. Qui invece penso davvero che... Cioè, perché la mia domanda voleva essere provocatoria nel puoi o meno farlo? Perché in questa partita il come Armut ha preso vantaggio è stato una gestione perfetta della jungle pressure tradotta in wave management, tradotta in dive a livello 2, tradotta in experience management da parte sua. Penso davvero che quell'azione a livello 2 su Camille non avesse counterplay, per come l'hanno giocata i Mad, perché hanno gestito troppo bene il dive e troppo bene le tempistiche. Quindi sì, senza ombra di dubbio, cercare di mettere i bastoni tra le ruote ad Armut non solo può essere una strategia, deve essere una strategia. E che a questo punto sono proprio interessato dal cercare di capire come si possa manifestare, perché non riesco a vederlo di fronte a me. Beh, speriamo di vederlo nei prossimi game, signore e signori, perché noi adesso ci prendiamo una breve pausa e torniamo subito dopo per il secondo game di questa serie. What a great game, everyone! I think I know what you need. Here, catch! Not again. Even the biggest champ needs a break.